Oggi parlerò del rullante con la nota, rullante con gli overtones, rullante aperto, e faremo una comparazione fra i due tipi di sonorità che si possono ottenere con il muffling o sordinatura oppure con il rullante aperto, perché come andremo a sentire in qualche secondo, il suono cambia e anche non di poco. Questo è un video che volevo fare veramente da tantissimi mesi, finalmente ho trovato il tempo per scegliere gli strumenti, scrivere veramente due accordi in croce, pianoforte, basso e un piccolo synth, e suonare con 4 o 5 diversi tipi di rullanti, sia con la nota che ovviamente ho accordato la risonanza del rullante con una nota inerente al pezzo, insomma che stava bene sul pezzo, ed è venuto fuori veramente una cosa molto molto interessante, ci sono un sacco di spunti e sentirete tantissime differenze. Ma partiamo subito, vi faccio sentire prima il mio Noble & Cooley 14x7 Solid Maple con i cerchi diecast, e questa è la modalità dry, diciamo, la modalità con la sordina, quindi il rullante tappato, per dirlo in termini non tecnico, quindi sentirete un suono molto molto fermo e molto molto chiuso e anche abbastanza aggressivo, ma questo poi è anche parte del rullante e poi ne parleremo. Sentite. Come ho detto, suono abbastanza robusto, sentite molto la fondamentale del rullante, quindi molto il boom, chiamiamolo, tutta la parte bassa, è un suono anche abbastanza presente, forse un pelo troppo aggressivo per il genere, diciamo, con questo piano abbastanza soft. Ma adesso cosa facciamo? Semplicemente tolgo tutte le sordine. Siamo accordati abbastanza bassi, la nota, diciamo, di risonanza del rullante è un Do. Quindi quando andiamo a togliere le sordine c'è tanta roba che si muove, insomma, la pelle non è tirata, quindi manda veramente tantissime informazioni alla cordiera e c'è tantissima roba che gira. Ascoltate questa clip con il rullante, sempre lo stesso che abbiamo ascoltato qualche secondo fa, semplicemente senza sordine. Non ho toccato nulla, accordatura, EQ, assolutamente nulla. Sentite come il suono è più morbido, abbiamo questa coda, diciamo, che va un pochettino a riempire questi spazi, soprattutto verso la fine, diciamo, di questi tre accordi, dove c'è un pochettino più di spazio da riempire. Bam, bam. Quindi si sente il rullante che è vivo, ecco, un pochettino più aperto come sonorità. E sentite che è meno aggressivo. Cosa succede? Quando noi andiamo a tappare, andiamo a togliere tutta la parte degli overtones, se rimane la fondamentale, quindi la parte boomy, insomma, tutta la parte bassa. Così invece il rullante rimane più aperto, un po' più omogeneo, meno aggressivo, come ho appena detto, e magari ci sta anche meglio sul pezzo che abbiamo sentito, questo qua, sul piano. Adesso invece cambiamo totalmente rullante, andiamo con un Keplinger 14x8 in acciaio, bordo 45 non flangiato, quindi non è come il bordo di un Ludwig, ma ne ho parlato già in questo video, andatevelo a vedere se non capite la differenza fra bordo flangiato e bordo, chiamiamolo dritto. Questo è un rullante che è stato usato nella super hit dei Soundgarden Black Hole Sun, ed in questo caso non lo lasciamo totalmente libero, siamo accordati sulla stessa nota e metto un piccolo pezzo di gaffa. Cosa succede? Abbiamo sempre degli overtones, ma con un pelo più di fondamentale, siamo una via di mezzo rispetto al secondo file che abbiamo ascoltato. Come sentite, il suono è ancora più aggressivo, abbiamo molto più attacco, soprattutto sulla parte alta. C'è sempre questo ring, insomma, che non è molto predominante, però c'è, è lì che gira e riempie un pochettino il pezzo. Adesso invece cosa facciamo? Andiamo ad ascoltare
un rullante completamente diverso, rimaniamo sempre in casa Noble & Cooley con un piccolo. Quindi sentiamo per questo Pestum tantissimi tipi di rullante, alti, bassi, legno, metallo, con diverse costruzioni, di modo da capire sì gli overtones, ma anche come si comporta un rullante con la stessa clip. E poi nei commenti voglio che voi mi diciate qual è il vostro rullante preferito, quello che secondo voi si sposa meglio con questi accordi di piano che ho scritto. Anche in questo caso il Noble & Cooley piccolo era accordato sulla stessa medesima frequenza dei rullanti precedenti e si sente ovviamente che c'è meno corpo, il rullante un po' più scarico, c'è meno tono ovviamente sulla parte bassa. Abbiamo un ottimo attacco, dipende chiaramente come viene suonato, la microfonazione, avrei potuto cambiare dei microfoni per renderlo più caldo. Vabbè, insomma, quello è tutta un'altra sezione che riguarda il mixing, però tutto uguale, stessa microfonazione, li ho registrati lo stesso giorno, uno dopo l'altro. E avete sentito in questo caso come cambia anche un po' il mood della canzone, perché il rullante è veramente il centro fondamentale del nostro drum kit ed è per questo che, diciamo, ce ne sono tanti, bisogna avere sempre diverse scelte sia per vari pezzi sia anche come stimolo per noi, perché il rullante ci fa veramente suonare in un'altra maniera. Ma cosa succede se lasciamo la coda ma il rullante non è proprio accordato su una nota che sta bene sul nostro pezzo? In questo caso abbiamo 1 nota non accordata, 2 rullante accordato anche molto in alto, che per un pezzo del genere è una cosa che io personalmente non farei, è molto aggressivo, spara veramente tanto. Quindi abbiamo queste due cose che non sono un granché. Il range, ecco, di scelta della nota in cui accordare un rullante non è gigante, veramente parliamo di 3 o 4 toni al massimo, se non vogliamo andare super giù. Quindi non è che possiamo spaziare chissà dove, però in questo caso al mio orecchio mi piaceva tenere questi overtones di rullante in Do, ci stava bene, si sposava bene sul pezzo. Mentre invece nel rullante che avete appena sentito avevo alzato abbastanza la cordatura del rullante spostandomi sopra di un tono rispetto al Do di prima, e non era un suono che io avrei scelto o utilizzato. Poi ovviamente la scelta sta a chi produce, però personalmente non l'avrei scelto, c'era questo overtones fuori contesto e anche il suono era sbagliato. Quindi il muffling, la sordinatura, ci cambia il suono dei tamburi, sia sui rullanti ma anche sui tom. Più andiamo a tappare, più diciamo il suono si chiude, come avete sentito nella prima clip di apertura. Ma adesso cosa faccio? Siccome non si sente molto l'overtones di questi rullanti quando abbiamo il pezzo sopra, quindi all'inizio vi faccio sentire 2 misure di rullante e base, poi solo rullante, e veramente non immaginerete di quanti overtones, ce ne sono veramente una tonnellata, che però vengono, fra virgolette, risucchiati dalla musica, non si sentono. Poi qui veramente si può aprire un dibattito per quanto riguarda tutto il mixing, tutto quello che riguarda la, fra virgolette, fonica. Lì veramente ognuno ha il suo modo di mixare, io non sono un fonico, però in questo caso ho lasciato tutto aperto e sentite che cosa è successo con la base e senza la base, veramente incredibile.
Avete sentito quanta differenza c'è? Veramente incredibile. Quando ho fatto l'AB qua in cuffia, all'inizio sono rimasto anche io un pochettino sorpreso, perché c'erano veramente una tonnellata di overtones che poi non venivano molto molto fuori nella musica, anche perché l'overtones del rullante è in una tonalità che sta bene ovviamente con il pezzo, quindi si amalgama, il tutto gira, quando tutto gira bene. Ecco, adesso qui veramente sono tre strumenti in croce, giusto per darvi un'idea, per fare un esempio. Anche se sono degli overtones, sono belli, sono musicali, questa è la parola adatta. Quindi non abbiate paura degli overtones, purché messi al posto giusto. Per questo in live spesso si tende a non volerne, perché ovviamente le tonalità dei pezzi cambiano ed è impossibile accordare il rullante su ogni pezzo, dovreste cambiare il rullante quasi per ogni traccia. Però ci sono anche le vie di mezzo, quindi lasciare magari un pelo di respiro al rullante, rimane un pochettino più vivo, non vi si intuba, fra virgolette, non rimane molto molto chiuso. Poi dipende dal genere, dipende da come suonate, perché quello come sempre è fondamentale, lo ripeto in ogni video, non mi stancherò mai. Però un po' di vita è sempre molto molto interessante lasciarla, poi bisogna vedere il fonico che cosa vi dice. Anche per oggi è tutto, fatemi sapere giù nei commenti qual è la clip che vi è piaciuta di più, qual è il suono che vi è piaciuto di più, e noi come sempre ci vediamo alla prossima.